Buongiorno, bentrovati a tutti per una nuova settimana insieme. Saluto e ringrazio qui con me Don Roberto Ponti, buongiorno. Ciao Stefania, bentrovate e bentrovati a tutti. E auguri a Caterina oggi. Oggi una grande santa, patrona d'Italia insieme a San Francesco ovviamente. Stiamo parlando di Santa Caterina da Siena. È una santa che è vissuta in un'epoca difficile, poi ci domandiamo qual è l'epoca non difficile, però certo. Effettivamente lei è nata nel 1347 a Siena, è vissuta solo 33 anni perché è morta nel 1380 a Roma, ma ha fatto tantissime cose perché ha iniziato ad essere una grande donna fin da piccola, già a 6 anni. Aveva deciso di appartenere a Gesù, a una vita mistica di incontro e di dialogo con il Signore, con apparizioni. C'è un momento particolare, chiamiamolo anche simpatico, ma intenso della sua vita, quando la Madonna la presenta a Gesù che gli dona un anello per essere legata a lui per sempre, e questo per sempre è stato proprio lo stile della sua vita, che poi è diventata una vita anche di servizio. Lei si consacra, rimane chiusa in casa per periodi lunghi nella penitenza, ma è collegata con il mondo intero e si adopera perché nel mondo, nella Chiesa in particolare, ci sia la pace, ci sia il dialogo, si mette in gioco perché il Papa ritorni alla sua sede naturale, che è Roma, il luogo del martirio di Pietro, e quindi da Avignone spinge proprio con delle lettere accorate, con delle motivazioni molto forti, il Papa a ritornare nella sede romana. E lei, che è definita illetterata perché non ha fatto una formazione specifica, è dottore della Chiesa perché ha scritto tantissime lettere, tantissimi testi che mostrano proprio una ricchezza che va al di là di una preparazione accademica e trova invece la sua base nella sapienza del cuore e nella conoscenza della parola di Dio. Infatti questo è molto interessante, io me l'ero chiesta, no? Chissà quali studi avrà fatto questa santa inizialmente. E invece no, lei è una famiglia numerosissima, la sua formazione avviene soprattutto in casa e nell'esperienza e nella preghiera e nella formazione più semplice alla vita. Ecco, noi nel nostro titolo parliamo di Papa Francesco, a cui dedichiamo questa prima parte di Metropolis, con il farci prendere per mano da Dio, un percorso che inizia da piccolissimi. Lui si è rivolto ai giovani a Venezia, ieri è stato in visita a Venezia soprattutto in occasione dell'apertura di quell'opera, di quel padiglione che il Vaticano inserisce nel contesto della Biennale di Venezia, e quindi è una testimonianza forte di vedere che come anche la Chiesa si impegna a sostenere, come ha sempre fatto, l'arte, una comunicazione artistica, ma l'ha fatto poi legandosi all'incontro con le detenute, le carcerate del carcere veneziano della Giudecca, un incontro con i giovani, e in questo momento ha avuto uno scambio con loro e ha detto: bisogna farsi prendere per mano da Dio. E direi che la giovinezza, anche la fanciullezza, è l'età in cui cominciare ad essere in dialogo autentico con il Signore, farsi prendere per mano da Lui per guidare la propria vita. E noi abbiamo un video che vogliamo condividere con voi proprio rivolto a questo messaggio. Gesù è la vite, noi siamo i tralci. E Dio, il Padre misericordioso e buono, come un agricoltore paziente, ci lavora con premura perché la nostra vita sia ricolma dei frutti. Per questo Gesù ci raccomanda di custodire il dono inestimabile che è il legame con Lui. Da cui dipende la nostra vita e la nostra fecondità. Egli ripete con insistenza: rimanete in me e io in voi. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto. Solo chi rimane unito a Gesù porta frutto. Soffermiamoci un po' su questo. Gesù sta per concludere la sua missione terrena. Nell'ultima cena con quelli che saranno i suoi apostoli, e le consegna loro insieme con l'Eucaristia alcune parole chiave,
una di esse è proprio questa: rimanete, mantenete vivo il legame con me, restate uniti a me come i tralci alle vite. Usando questa immagine, Gesù riprende una metafora biblica che il popolo conosceva bene e che incontrava anche nella preghiera, come nel Salmo che dice: Dio degli eserciti ritorna, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Israele è la vigna che il Signore ha piantato e di cui si è preso cura. Ecco, una vigna da curare. Da curare, sì, è un'immagine tipica di Israele, la vigna del Signore. E qui c'è un passo in più, perché l'unione è proprio quella tra la vite e il tralcio, e allora farsi prendere per mano da Dio significa proprio essere innestati in Lui e ricevere la linfa vitale. Questa è un'immagine che Gesù usa, e è il suo rapporto con il Padre, ma è anche il rapporto tra noi cristiani e Gesù. Essere uniti alla vite ci permette di continuare a vivere nella fede e nell'amore. Ecco, proseguiamo il nostro discorso con un'altra parte. Sì, prima della celebrazione eucaristica abbiamo visto il Papa che stava tenendo l'omelia della grande messa che si è svolta su Piazza San Marco a Venezia. Aveva incontrato un gruppo di giovani che venivano un po' da tutto il Veneto e aveva fatto con loro un dialogo come a lui piace, dando qualche sottolineatura proprio sull'essere cristiani oggi e che cosa significa impegnarsi e farsi tenere per mano da Dio. Ecco, allora lo vediamo insieme. Eppure spesso ci si trova a lottare contro una forza di gravità negativa che butta giù, un'inerzia opprimente che vuole farsi vedere tutto grigio. Dalle volte ci succede questo. E come fare per alzarsi, non dimentichiamolo, anzitutto bisogna lasciarsi rialzare, farci prendere per mano dal Signore, che non delude mai chi confida in Lui, che sempre solleva e perdona. Ma io, potresti dire, non sono all'altezza, mi percepisco fragile, debole, peccatore, cado spesso. Ma quando ti senti così, per favore, cambia inquadratura e non guardarti con i tuoi occhi, ma pensa allo sguardo, come ti guarda Dio. Quando sbagli e cadi, Lui cosa fa? Stai lì accanto a te, ti sorride, pronto a prenderti per mano e alzarti. Questa è una cosa molto bella, Dio sempre sta per alzarsi. Vi dirò una cosa che mi suggerisce questo. È bello guardare una persona dall'altro in basso? È bello o non è bello quello? No. Non è bello. Ma soltanto si può guardare una persona dall'alto in basso. Quando? Per aiutarla a sollevarsi. L'unica volta che noi possiamo guardare una persona dall'alto in basso con bellezza è quando li aiutiamo a sollevarsi. E così fa Gesù con noi, quando siamo caduti, ci guarda dall'alto in basso, no? Ecco, questa è una buona indicazione per la nostra vita. Sì, diciamo, come il Papa ha spiegato, guardare dall'alto in basso significa avere un atteggiamento un po' di coercizione, di voler comandare chi è, tra virgolette, sotto di noi. Invece lui dice, c'è una posizione che dall'alto al basso è utile e è può essere veramente importante sperimentarla nella vita, è quando aiuti qualcuno, quando aiuti a rialzarsi, quando riesci a prendere la mano di chi è caduto e lo sollevi, riesci a rifargli riprendere il cammino. È quello che fa Dio con ciascuno di noi, e quindi l'esempio poi si traduce anche nel quotidiano. Noi riceviamo l'aiuto di Dio, che è sempre pronto a risollevarci, però noi dobbiamo fare altrettanto con chi vediamo in difficoltà. Non dobbiamo giudicare, ma piuttosto dobbiamo allungare la mano, porgere la mano, porgere un aiuto e aiutare a riprendere il cammino, a risollevarsi.
C'è qualcuno che andrebbe aiutato, che sono i popoli in guerra. I popoli in guerra sono una delle grandi preoccupazioni di Papa Francesco, ovviamente di noi tutti che sappiamo come la guerra porta tanta sofferenza, tanta difficoltà. E il Papa ieri ha parlato, non come al solito, delle nazioni che sappiamo più all'ordine del giorno in questa situazione di guerra, ma anche di una nazione particolare che è Haiti, che è in grande difficoltà. Allora ricordiamo anche le popolazioni di questo paese. E noi ascoltiamo insieme Papa Francesco mentre lo ricorda. Anche da qui, come domenica, vogliamo invocare l'intercessione della Vergine Maria per le tante situazioni di sofferenza nel mondo. Penso ad Haiti, dove è in vigore lo stato d'emergenza e la popolazione è disperata per il collasso del sistema sanitario, la scarsità di cibo e le violenze che spingono alla fuga. Affidiamo al Signore lavori e le decisioni del nuovo Consiglio Presidenziale di Transizione, insediatosi giovedì scorso a Port-au-Prince, affinché con il rinnovato sostegno della comunità internazionale possa condurre il Paese a raggiungere la pace e la stabilità che tanto hanno bisogno. Penso alla martoriata Ucraina, alla Palestina, a Israele, ai Rohingya e tante popolazioni che soffrono a causa di guerre e violenze. Il Dio della pace illumini i cuori perché cresca in tutti la volontà di dialogo e di riconciliazione. Cari fratelli e sorelle, grazie ancora per la vostra accoglienza, grazie al Patriarca. Vi porto con me nella preghiera, e anche a voi, per favore, non dimenticatevi di pregare per me, perché questo lavoro non è facile. Non è un lavoro facile, soprattutto quando bisogna ricordare queste cose. Il Papa chiede sempre una preghiera per lui e oggi ha spiegato una motivazione in più di questa preghiera. Il lavoro che gli è chiesto, l'impegno che gli è chiesto in ogni momento non è facile, quindi assicuriamo anche la nostra preghiera per Papa Francesco. Grazie Don Roberto Ponti. Grazie Stefania. E noi ci vediamo dopo la pubblicità per la seconda parte di Metropolis. A tra poco. Rieccoci in studio, allora saluto e ringrazio qui con me Gian Mario Fragomeni, consigliere regionale di PD, buongiorno. Buongiorno a voi, a tutti i telespettatori e telespettatrici. Ben trovato anche Alessandro De Chirico, consigliere comunale, responsabile, congratulazioni, responsabile nazionale, aree metropolitane di Forza Italia. Grazie. Una nuova... Bell'incarico, una nuova sfida, dobbiamo rimboccarci le maniche per superare la legge Delrio che ha distrutto le province. Bene, bene, ci sarà tanto lavoro insomma da fare per te e per tutti i colleghi, però non ti preoccupa il lavoro, a me preoccupa il meteo invece, però lo chiedo a Nikos, ecco, che ho detto, questo. Meteorologo, buongiorno Nikos. Ciao Stefania, buona giornata a tutti. Allora oggi finalmente fa caldo, c'è un po' di sole, dai, non fa neanche 19 gradi, non fa neanche freddo, bene. Come andrà nelle prossime ore? Sta bene. Ma guarda, i prossimi giorni in realtà vedranno un nuovo peggioramento del tempo qui al nord-ovest. Oggi e domani due belle giornate, temperature che durante il pomeriggio vanno oltre i 20 gradi, anzi toccheremo domani a Milano i 25 gradi, giornata molto mite. E però cambia, mercoledì e giovedì arriva questa perturbazione, nuvole in aumento, entro il pomeriggio piogge, qualche temporale, quindi un mercoledì 1 maggio che dal pomeriggio vedrà la pioggia su tutta la regione. E è una perturbazione che ci accompagnerà anche giovedì 2, quindi anche giovedì si presenterà clima uggioso con piogge sparse, le temperature nuovamente in calo sotto i 18 gradi, quindi
tra mercoledì e giovedì calano le temperature, nuovamente si farà sentire un po' di freddo, di umidità, però intanto oggi e domani, dai, due belle, cioè, i due giorni lavorativi, ma lo fate a poco, cioè, c'è non so, una sì, congiuntura, sì, esiste la legge di Murphy anche nella meteorologia, okay, che quando arrivano delle festività e weekend, se può piovere, pioverà. Lo fa. Va bene, grazie Nico, almeno ce l'ha confermato il meteorologo, una legge particolare. Grazie, un saluto alla redazione di Trebi Meteo. Va bene, noi insomma ne approfittiamo, almeno ne ha approfittato del bel tempo questa mattina un artista che forse conoscerete, Alessandro Palombo, che fa murales. Allora, visto che Giorgia Meloni ha annunciato che si candiderà, subito ha fatto questo murales che troviamo ancora, perché poi di solito li cancellano questi, perché sono ovviamente murales, cancellano, li deturpano come quelli di Berlusconi. Ecco, ti ricordi anche quelli? Mi ricordo molto bene. Ecco, e questo in pratica è la Presidente del Consiglio, il Presidente del Consiglio che posa sopra la corrente ascensionale di una grata metropolitana di Milano, proprio in quell'iconica scena, no, di Mary nel 54 sulla metro di New York. Quindi questo però ci apre al nostro argomento del giorno, cioè Meloni che dice: io sono Giorgia anche durante e soprattutto durante la campagna elettorale, sulla scheda elettorale, quindi chiede ai suoi elettori di votarla scrivendo il nome Giorgia. Allora sentiamo prima cosa ha detto e poi cerchiamo di capire insieme a voi. Sentiamo. Mi rende più fiera di questi giorni è che la maggior parte dei cittadini che si rivolge a me continua a chiamarmi semplicemente Giorgia. Non Presidente, non Meloni, Giorgia. E guardate, per me è una cosa estremamente importante, estremamente preziosa. Io sono stata derisa per anni e anni per le mie radici popolari, no? Mi hanno chiamato Pesciarola, Fruttivendola, Borgatara, perché loro sono colti, e si vede da questa capacità di argomentare nel profondo, la cultura. Quello che non hanno mai capito è che io sono stata sempre, sono e sarò sempre fiera di essere una persona del popolo. Sarò sempre estremamente fiera di questo. Allora, se volete dirmi che ancora credete in me, mi piacerebbe che lo faceste scrivendo sulla scheda semplicemente Giorgia. Perché io sarò sempre solo una di voi. Sarò sempre solo una persona alla quale dare del tu, senza formalismi, senza distanza. Allora, io direi che meglio di così non si poteva almeno spiegare. Poi, sì, basta che non scrivano semplicemente Giorgia, pensate che semplicemente sia il cognome, perché poi questi messaggi. Ma è un'idea sicuramente populista, questo lo possiamo dire. Ma sì, ma adesso io spero che la Presidente del Consiglio superi un po' la fase underdog, come era stata iniziale, no? È partita dicendo la. Giustamente, non mi avevano vista arrivare. No, ma quello lo dicevamo anche noi. La slide. No, ma diceva giustamente, l'ha ribadito più volte, che era del popolo, che era una che non aveva, che era stata sottovalutata dai numeri e tutto il resto. Però adesso è quasi 2 anni che fai la Presidente del Consiglio. Passare per quella che si deresponsabilizza, fa l'amica di tutti per cercare di supplire magari le difficoltà che in questo momento, poi parleremo dopo della questione economica magari, buttandola tutta sul tu, che io glielo riconosco, è sempre stata una persona molto affabile da questo punto di vista, quindi una molto diretta, quindi non devo dire certo che non si faceva dare del tu facilmente da molte persone, però resta il fatto che la candidatura è una cosa seria, le preferenze sono una cosa seria, perché non stiamo giocando, ci sono moltissimi candidati con nome e cognome, non ci devono essere differenze o facilitazioni per Tizio Caio, perché sennò può partire per tutti, per De Chirico, per Fragomeri, scrivete solo il nome, cioè diciamo qualche però, mese prima scriviamo detto Gianmario, ma non funziona così, però cioè, c'è già, no? il cognome no, c'è già il detto nel momento in cui una persona è riconosciuta storicamente, però che adesso eliminiamo il cognome, perché questo rapporto sempre solo diretto con la gente torna a dire di farla tornare indietro a prima che facesse per 1 anno e mezzo la Presidente del Consiglio, è una strategia
Poi ce lo diranno gli esperti se è infatti l'esperto lo stiamo per ascoltare, quindi tra poco ci collegheremo con lui. Prima però volevo capire, De Chirico, tu che sei berlusconiano, Silvio Berlusconi era detto Silvio? Beh, lo chiamavamo Silvio, adesso cioè, non mi ricordo. Cioè, della scheda elettorale. Non so, me lo ricordo. Ma è successo. Mi ricordo che anche sull'ultima scheda delle amministrative c'era candidato Giuseppe Sala, detto Beppe. Lì non bisognava scrivere il nome. E se uno scriveva Beppe valeva Sala? No, non poteva scrivere perché era già scritto il nome, però chiunque, e lui lo sa bene, nel momento in cui ci candidiamo, per non avere problemi di sorta, si tende a mettere detto Alessandro De Chirico, detto Alessandro Matteo De Chirico, detto Chirico, detto non lo so, in qualsiasi altro modo. È chiaro che lei ha scelto questa diciamo tecnica comunicativa per arrivare molto diretta agli elettori, ma io credo che un elettore la vota perché si chiama Giorgia Meloni, perché apprezza il modo di far politica. Sono curiosa di governando. Vedere quante schede apriranno, ma non si può sapere poi alla fine. Non si può. Allora sentiamo intanto al telefono con noi un avvocato esperto costituzionalista, Giuseppe Palma, che saluto e ringrazio per aver accettato di collegarsi con noi. Bentrovato. Salve, buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Non c'è norma in realtà ad oggi che vieti a Giorgia Meloni di dire votatemi scrivendo Giorgia, però ci sono una serie di perplessità e cose delicate da capire. In realtà, partiamo proprio da lì, non c'è una norma ad oggi che vieta vieti questa cosa? No, in realtà è consentito, nel senso che all'atto di presentazione delle liste elettorali, vale a dire, ora non ricordo se 25 o 30 giorni prima delle elezioni, quando si presentano le liste dei candidati, lì va indicato nome, cognome, luogo e data di nascita, e ciascun candidato può indicare eventualmente detta Giorgia, detta Francesca, detta Matteo, detto Matteo, eccetera, eccetera. Dunque, quella indicazione rende legale l'indicazione sulla scheda elettorale e dunque legale la preferenza qualora qualcuno scriva Giorgia, scriva Matteo, scriva Francesca, qualora vi sia scritto detta Giorgia. Questo dal punto di vista legale. Io poi ricordo che per le elezioni europee, quando era candidato Silvio Berlusconi, ricordo un caso particolare nel 1999, se non ricordo male, sì. Berlusconi si candidò senza indicazioni detto Silvio o altro, eppure in quelle elezioni chi scriveva Cavaliere o scriveva Silvio, essendo chiara e netta la volontà dell'elettore che deve prevalere in ogni caso, il voto andava assegnato a Silvio Berlusconi. In questo caso anche a scrivere Giorgia senza indicare detta Giorgia sarebbe da salvare la volontà dell'elettore e attribuirlo alla Meloni, ma se la Meloni all'atto di presentazione delle liste indica detta Giorgia, l'attribuzione della preferenza non segue addirittura il criterio di volontà dell'elettore, ma segue il criterio legale di attribuzione della preferenza. Scusi, una domanda, ma se ci fosse un'altra Giorgia? Ma non c'è pericolo, perché Fratelli d'Italia le liste le fa la Meloni, e quindi non metterà, poverini, quelle di Fratelli d'Italia che si chiamano Giorgia non potranno essere candidate. Praticamente è così. Se sono presenti due nomi uguali devono scrivere il cognome. Le liste le presenta il partito, dunque probabilmente i partiti sono riconosciuti dalla Costituzione, per cui possono fare quello che vogliono in questo senso. Può non candidare nessuna persona col nome Giorgia, perché altrimenti a fronte di due Giorgia la preferenza non potrebbe andare a nessuno delle due. E dunque è chiaro che questa poi sarà una scelta del partito. Ok, quindi diciamo che non è una forzatura, cioè lei poteva farlo. Ma la legge lo consente sia in tutte le elezioni dove sono previste le preferenze, dunque elezioni amministrative, regionali ed europee, è una regola che vige già da moltissimi anni. Ok, quindi qualsiasi Giorgia non è possibile che poi non si tenga valida. Cioè, No, impossibile. No. Grazie, avvocato. Se nella lista non c'è nessuna Giorgia
e lei all'atto di presentazione delle liste non indica detta Giorgia, è ovvio che la volontà dell'elettore quando scrive Giorgia in assenza di altra Giorgia va alla Meloni. Ma se addirittura scrive nelle liste elettorali all'atto di presentazione detta Giorgia, l'attribuzione alla preferenza è legale, assolutamente, proprio non v'è dubbio. Grazie avvocato Palma. Di niente, buona giornata. Alla prossima. Giuseppe Palma, avvocato appunto esperto costituzionalista, che in pratica ci mostra, ci ha mostrato che questo si poteva fare, ma io penso che nessuno metteva in dubbio poi da un punto di vista, chiaramente i presidenti di seggio e gli scrutatori sono lì apposta per dare anche delle interpretazioni, a volte c'è anche scritto Melon, ma qualcuno dimentica la I o altre cose, è chiaro che nessuno discute l'intenzione dell'elettore, stiamo discutendo del fatto, come dicevo prima, politico, che probabilmente o si vergogna un po' del suo cognome Meloni, o paura che qualcuno l'associa a qualcosa che non sta facendo di buono a questo governo, la butta anche sulla simpatia, sul rapporto diretto, su Giorgia e sulla cultura e sul tornare indietro, secondo me, a quell'anno e mezzo, quando tutti veramente mi chiamo Giorgia, no? E quindi al libro, all'uscita, questo tentativo di tornare indietro, far dimenticare probabilmente questo anno e mezzo di governo, perché altrimenti Meloni tutti la conoscono, la Premier Meloni, perché non utilizzare Meloni? Quindi per me c'è un po' una volontà di nascondere alcune cose, però poi chiaramente nessuno mette in dubbio la possibilità che questo avvenga e che vengano tenuti conto le preferenze. È una furbata, ma sì, come dice Fragomini. Non credo in queste dietrologie, insomma, uno apprezza, ognuno si fa e si è fatto la propria idea sull'operato del governo, quando va in cabina elettorale vota o non vota, insomma, i sondaggi danno al 27% Fratelli d'Italia, i sondaggi dicono che Giorgia Meloni è la più apprezzata dei leader politici italiani, quindi io non credo che sia una furbata, ma semplicemente un modo di fare politica. Potrei non ti faccio esempi perché siamo in campagna elettorale, forse siamo già in par condicio, non lo so, però ci sono una collega di consiglio comunale che è candidata anche lei alle europee e lei ci ha detto sì, allora l'ho detto, ha detto sì. Silvia, e cioè, quindi voglio dire, non è niente di, cioè addirittura io conosco, adesso non voglio fare esempi perché c'è chi si voleva far mettere in comunque lista, c'è per la ultimo controparte qua, non è che sei solo, non stai sproloquiando. Sì, infatti, cioè, c'è il dibattito, c'è chi vuole essere bilanciato, messo all'ultimo posto della lista, c'è chi utilizza il detto perché è l'ultimo detto, posto qual è? Perché è insieme al primo è forse quello che è anche vecchio a caso, più. Cioè uno dice io voglio votare a caso, ma no, chi va a caso, a parte che io non adesso lui lo sa meglio di me, non credo che la gente vada lì senza sapere se vuole votare, dare una preferenza, due o tre come le europee, uno va con le idee chiare, non credo che uno decida nei corridoi della scuola se votare Fragomeli, De Chirico o chi che sia, uno arriva con le idee chiare, ma che vada vota solo il sì, ma io conosco gente, i miei elettori che mi apprezzano, mi stimano, che non mi votano perché si emozionano quando sono in cabina elettorale, che è una roba che non sta in cielo in terra, poi me lo dice anche, no, poi te lo dico, e a volte ti capita che ti mandano anche il WhatsApp, il messaggino, cioè, per dirti ti ho votato e non c'è scritto il nome, che le cose veramente folli. Allora, telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei, sono Emilia da Trezzano e buongiorno. Prego. Ai suoi ospiti. Buongiorno. Da persona adulta quale sono, perché batto quasi agosto 82 anni, io penso e dico alla nostra presidente attuale di cambiare, di non scrivere queste cose, non sono intelligenti, lo sappiamo chi è lei. Lei è il nostro capo. Di conseguenza che si chiama Giorgia lo sappiamo, sicché è tutto, cercano per far parlare di sé, ma parliamo già ogni momento, anche voi della stampa, tutti parliamo di lei, non c'è bisogno di andare a cercare queste scritte, perdere tempo, perché cosa? L'hanno non votata, ha semplificato niente, sta dicendo. La stiamo votando, basta, faccia 50 passi di silenzio, fa più bella figura, faccia la signora. Va bene, grazie. La signora. Grazie, c'è poi la questione delle candidature, anche delle leader, nel senso che da una parte la Meloni ha annunciato che si ricandiderà già dicendo che quel posto però non lo prenderà e quindi di fatto dice è un mio sondaggio personale per capire se davvero, visto che c'è cioè, la questione stampa pro, stampa
contro, stampa avversa, le dici: io mi candido, taglio tra virgolette la testa al toro, vediamo se mi votano, mi apprezzano, se no no. Questo è un atto sicuramente coraggioso, possiamo dire. Dall'altra c'è la Schlein che fa la stessa cosa e ha però la critica da parte di Prodi. Noi abbiamo una cultura nel Partito Democratico, noi non siamo un partito da sempre leaderista che riconosce solo il capo, ma specialmente in elezioni con le preferenze come le europee, quindi secondo me è anche giusto che si dia spazio a una pluralità di persone. Noi nelle liste mettiamo veramente persone di altissimo livello dal mio punto di vista, anche nel nord-ovest, che sono espressione sia della società civile che del partito, nel giusto mix che ci deve essere per delle elezioni europee. Quindi io credo che su questo ho condiviso quello che ha detto Prodi, quindi nel senso, io, la nostra segretaria dà un segnale, è capolista in due grandi circoscrizioni e quindi dà un segnale che lei ci mette la faccia, perché poi l'altra versione potrebbe essere: non ci mette la faccia perché ha paura del risultato, che poi non l'ha messa nessuno, secondo me, cioè i manifesti del PD infatti, non hanno i voti. Infatti secondo me il mix è esatto e giusto, lei ci mette la faccia senza la voglia di doversi contare, perché se ti metti capolista in tutte e cinque è chiaro che ti possono votare tutti, e poi guardare il numero assoluto dei voti che ti arriveranno: ho preso 1 milione di voti, ho preso 800.000 preferenze, faccio l'esempio. E quindi può essere una scelta di un voto personale. Uh-huh. Siccome noi, io non credo molto che, specialmente per le europee, e stiamo parlando di figure che non mi scandalizzo, ma che non andranno in Europa, questo vale per la Meloni, come vale per la Schlein, quindi sappiamo che fanno giustamente una discesa in campo di un certo tipo, ma che non accetteranno il seggio in caso di elezione. Quindi secondo me candidarsi in tutte e cinque è solo per fare una scelta molto personale, marcare molto il territorio. La Schlein ha fatto una scelta in due circoscrizioni che secondo me è giusto non dare neanche l'idea di un disimpegno, quindi è giusto che lei ci sia. Nelle altre tre circoscrizioni ci sono altri capilista e quindi c'è la possibilità anche per altri di candidarsi ed essere i primi, lo dico perché proprio da noi ci sarà la strada, e quindi c'è la strada, quindi insomma c'è questa possibilità. A me, io individuo questo aspetto, non sono un malato nel pensare malato di questa cosa che diceva anche un po' la signora che abbiamo ascoltato adesso, questa iperpresenza da tutte le parti, marcare, perché le europee dobbiamo votare persone che poi vanno anche principalmente in Europa a lavorare per l'Italia, che sia nel modo migliore rappresentato in Europa. Quindi io credo che, siccome abbiamo penso tutte le forze politiche, non penso di parlare solo per il PD, di solito gli europei si candidano veramente i profili di maggior livello, certo. Gente che ha fatto tutte le esperienze magari politiche pregresse, gente che viene dal mondo dell'impresa, gente che viene dal mondo dell'associazionismo, e devono avere una dignità di partecipare senza avere questa cosa che c'è sempre il capolista sopra che li copre, certo, cioè, che... A me piace l'idea che nel nord-ovest possiamo avere un altro candidato che non sia il mio segretario che faccia un grande risultato. A me piace l'idea che nel nord-est possiamo avere un altro candidato o candidata che faccia un grande risultato. Poi a Roma e nelle isole invece ci sarà la Schlein che è capolista. Quindi questo mix secondo me è giusto, perché non bisogna mai svilire la leadership col fatto che noi mandiamo gente che deve poi, certo, se poi non andrà bene la leadership forse viene automaticamente, certo, un po' svilita. Questo vale per tutti. Io ricordo tutti, che Renzi non si era candidato, ne ha messo le preferenze e superammo il 40% all'europeo. Una telefonata ancora, pronto? Buondì, l'unico che poteva mettere a fare il mio suo nome sul partito era Berlusconi, perché se non fosse Italia non esisterebbe. Ma... tutti gli altri che mettono il nome sul partito sono delle persone che non hanno capito niente, perché l'unico partito che dovrebbe vincere sono quelli degli astensionisti. È chiaro che Giorgia Meloni vincerà, perché voterà lo zoccolo duro del suo partito. Tutti gli altri non sanno nemmeno chi è. Va bene, grazie signor Michele. La saluto, devo andare in pubblicità. Dopo non parleremo solo di loro, ma anche di Vannacci, di Ilaria Salis, di tanti nomi che stanno tenendo banco. E lo stesso Berlusconi, che è presente nei vostri manifesti. E nei nostri cuori sempre. A tra poco. Rieccoci in studio, continuiamo a parlare di queste europee trascinate oggi da Giorgia Meloni, che chiede di essere votata scrivendo solo Giorgia, e tutto quello di cui stiamo parlando. Una telefonata, pronto? Sì, buongiorno Stefania, e saluto, buongiorno, i tuoi ospiti. Chi parla? Giuseppe. Buongiorno. Io volevo sapere una cosa, una curiosità: la Meloni, se viene eletta in Europa, no? Lei ha detto che non andrà, no, ma volevo sapere se lei prenderà un doppio stipendio, no, stipendio in Europa e stipendio da Presidente del Consiglio. Non ci sono i doppi. Questa è la prima stipendio. Domanda. Poi un'altra domanda è:
ho sentito che ci sono state ancora due inchieste, no? In Europa, che certi parlamentari lì in Europa fanno le spie per la Cina, sì, e poi prendono soldi dalla Russia. Io prima di andare a votare per le europee, io vorrei sapere chi sono queste persone. Grazie, buongiorno. Grazie, buongiorno. Allora, intanto rispondiamo sui doppi stipendi per assolutamente tutti, no, anche perché se non entra in carica e rinuncia sarebbe impossibile prendere un altro stipendio. E poi già oggi in Italia, se si svolgono due attività di ordine pubblico e quindi se si fa il parlamentare, ad esempio il sindaco di una città, si percepisce solo l'emolumento che si decide di prendere, tendenzialmente quello più alto del parlamentare, però non è che si possono prendere i doppi stipendi per incarichi pubblici. Ecco, questo togliamo fuori. Poi sì, ci sono queste notizie, queste inchieste che vengono aperte anche in campagna elettorale. Sì, sempre... ci sono delle indagini in corso. La differenza tra il Parlamento italiano e il Parlamento europeo è che c'è un bar, io sono stato a Bruxelles, c'è un bar fuori dalla plenaria che si chiama il bar delle lobby, dove l'europarlamentare incontra, non so, la categoria dei cacciatori, sì, per dire, e incontra alla luce del sole in maniera assolutamente trasparente. E lì non c'è la cultura del sospetto. Poi è chiaro che se ci sono ingerenze, come è stato dimostrato in passato rispetto a delle decisioni prese dalla Comunità Europea... Ma perché non ovviamente... si incontrano negli uffici? No, no, c'è proprio... C'è questa... Ma come in Parlamento, alla Camera dei Deputati, già dalla scorsa legislatura, è previsto che tutti quelli che entrano nella sala del presidente, dei presidenti, c'è questo spazio dove ci sono poltrone, incontri, vengono registrate tutte le lobby che vengono, e quindi io quando facevo il parlamentare mi arrivava a fine anno l'indicazione, avevo incontrato il dirigente dell'Enel, quello di Terna, per la mia attività parlamentare, e venivano messe in evidenza, schedato, è stata una cosa per regolamentare proprio questo tema delle lobby. Bene. L'abbiamo fatto anche alla Camera, il Senato non l'ha fatto. Ho tantissime cose di cui parlarvi, un'altra telefonata, prima però spazio a voi, pronto? Sì, buongiorno, sono Alberto. Buongiorno. Allora, vorrei fare una premessa intanto, dire che intanto io non andrò a votare per questo sistema che mi fa schifo. Comunque vorrei dire, a proposito delle leggi elettorali, come mai noi non votiamo anche in Italia con le preferenze, siccome per l'articolo 56 e 58 per la Camera e il Senato è incostituzionale votare per il partito, ma dobbiamo votare per preferenza, come ha detto la Corte Costituzionale. E poi vorrei fare un'altra domanda. Sì. Ma dopo il Trattato di Lisbona del 2007, il Parlamento europeo non conta niente? Grazie, ecco, buona gliene giornata. Faccio un'altra io. Come vorrebbe votare? Con che sistema? Col sistema costituzionale. Noi dobbiamo votare per preferenza per l'articolo 56 alla Camera, sì, e per l'articolo 58 al Senato. Non che io voto il partito e poi mettono il burattino di turno al Ministero. Rispondiamo, grazie. Prego. Beh, sfonda una porta aperta. Noi siamo gente che insomma gente va sul territorio, gente che va, che incontra le persone, che insomma riceve telefonate, decine di telefonate al giorno, email, e rispondiamo per cercare di avere il maggior consenso possibile, riceviamo gli input da parte dei cittadini, delle associazioni, dei comitati di quartiere, e cerchiamo poi di fare delle proposte. Questa è la forza di un politico che si interfaccia con il territorio, che accresce il proprio consenso. Sulla Camera e il Senato sfonda una porta aperta, per quanto mi riguarda. Penso che sia lo stesso. Sono d'accordo anch'io, però dico una cosa al telespettatore, che è intervenuta anche la sentenza della Corte Costituzionale: non possono esserci liste lunghe che non facciano identificare all'elettore il potenziale eletto, tant'è che nell'ultima legge sono state ridotte solo a 4 nomi, mentre prima c'erano listoni lunghi. Quindi ci deve essere una riconoscibilità del probabile eletto, che normalmente è il capolista, poi dipende chiaramente dalla forza politica quanti voti ha, però giusto per precisare, se c'è una riconducibilità diretta o molto simile al diretto tra il partito e la preferenza, quindi il nome dell'eletto, si può fare. E la Corte non è intervenuta nell'abrogare l'attuale legge, che prevede solo 4 nomi, tant'è che purtroppo avrete visto con solo 4 nomi, questo è l'altro
l'altra faccia della medaglia, può succedere che con chi viene eletto da un'altra parte, chi va via e tutto il resto, si finisca in fretta i quattro nomi e poi si devono andare a prendere in altre circoscrizioni. Quindi subentra un altro fattore negativo, che magari un territorio non ha più il suo rappresentante perché ha scelto un'altra cosa, e scorrendo la lista si esaurisce subito, perché quattro nomi oggettivamente sono limitati. Però giusto per precisare che ha ragione il telespettatore, ma questa cosa si può avviare se una lista è molto breve, quindi io so che voto per quattro nomi e che quindi probabilmente il primo e il secondo poi a scendere verranno eletti. Ecco, a proposito, per esempio, Marta Fascina, finanziatrice di Forza Italia, perché ha detto che fa come il vostro presidente, quindi ha dato 40.000 euro, penso, al partito, 40.000 versati, dice faccio come faceva Silvio, è invece uno dei casi di un nome che era altissimo in lista. Sì, vabbè, chiaramente. E poi chi voleva votare Forza Italia doveva per forza votare la compagna. Se di partito le fa il partito, sicuramente questo sistema che diceva Fragomelli è molto meglio, perché rispetto al passato, dove c'erano liste interminabili, si sa chi sono i candidati e che poi devono anche interfacciarsi. Io mi auguro che insomma chi viene eletto poi tenga, diciamo, il rapporto con il territorio. In Forza Italia questo accade, sicuramente Marta Fascina è una risorsa anche lei nel suo, dove è stata eletta, comunque rappresenta, è ritornata a far politica dopo. È ritornata? Sì, è tornata due domeniche fa, è venuta al Teatro Manzone per la presentazione delle liste, quindi spero che insomma il lutto sia stato ormai assorbito e che possa fare il suo percorso politico. Telefonata, pronto? Sì, buongiorno, sono Mauro da Milano. Buongiorno. Io non ho niente da dire riguardo allo slogan che ha messo la Meloni sulla propria scheda, sono Giorgio e tutto. Se ha bisogno di farsi pubblicità è l'ultima persona che ne ha bisogno, perché da parte mia la conosco molto bene. Infatti io ho qui una fattura. No, guardi, però io non posso sapere. No, non faccio nomi e cognomi, niente. Ah. Lunedì 22 ho pagato 280 euro una visita a pagamento, se no dovevo aspettare novembre, quindi so bene chi era mio. Grazie, arrivederci. Grazie, non ho neanche capito. Però io un po' l'ho capito, che uno dei problemi che dice anche la nostra segretaria Schlein è che la prima preoccupazione della Presidente Meloni è elencare tutte le cose che vanno bene in questo paese, e giustamente il telespettatore ci ricorda, e non parla magari di sanità o di altri temi che sono l'attenzione, lui ci ha ricordato che sa bene a chi deve questi 280 euro da pagare per visite private, per un sistema che poi è molto riconducibile anche chiaramente alla gestione regionale lombarda, perché penso che il telespettatore sia lombardo, e quindi non solo alla Meloni. Sicuramente il fatto che questo governo abbia tagliato le risorse rispetto al PIL per la sanità, questo è un problema. Allora, ce lo dicono i giornali, ce lo diceva il Sole 24 Ore ancora oggi, certo, che ci sarà un taglio progressivo della copertura delle prestazioni. Se scendiamo al 6,2% nel 2026 del rapporto spesa sanitaria PIL. Se i tagli non sono lineari, purtroppo, quando la coperta è corta e bisogna tirarla da una parte o dall'altra, è chiaro che si creano degli scompensi. Sulla sanità sicuramente c'è molto da fare con le liste d'attesa. Io sono un tifoso del superare, diciamo, il numero chiuso nella facoltà di medicina, perché c'è una carenza di medici effettivamente. Assolutamente. Purtroppo... E poi ne dobbiamo riparlare su questo, perché è fondamentale. Andiamo un attimo in pubblicità, tra poco. Tinali. Rieccoci in studio. Allora, subito una telefonata, pronto? Buongiorno, dottor Spezzani. Buongiorno. Saluto Fragomelli, saluto De Chirico. Grazie, buongiorno. Carlo Alessandro, ma chi è io Carlo? Lo slogan ce l'ho per te, alla legge del Rio ci penso io. Bello, me lo scrivo subito. Ce l'aveva dall'inizio puntata. Aspetta questo, che me lo scrivo. Poi Stefania, posso dirle una cosa? Prego, al volo. Io ce l'ho già da un po' di anni questa cosa. Io voglio che Forza Italia candidi come sindaco per le prossime comunali a Milano un nome unico. Mamma mia, con anche l'alpatos.
Che meraviglia! Wow. Sono d'accordo. Ma come con mai lei, lo dici guarda, proprio alla Stefania? Cioè, gli piace spiattellare i fatti altrui in televisione. Mio marito, perché pensa di saperlo solo lui. Benissimo, fantastico. Sono d'accordo. Mi candido io se le va bene, così sono anche donna. Facciamo avanti, portiamo avanti. Lui si faceva chiamare detto Alain. Sì, no, beh, mi piace che attende per dare informazioni che interessano a due persone. Crosetto e Coccarelli hanno fatto un bel dibattito anche loro sul tema cultura, visto che Giorgia Meloni in questo video che abbiamo mostrato a inizio puntata, dove dice chiamatemi, votatemi come Giorgia, ha parlato anche di appellativi che le davano come fin troppo popolare, quasi terra terra. Allora ci hanno pensato a fare un dibattito sulla cultura, Crosetto e Cottarelli. Ce l'abbiamo, lo vediamo insieme. Ecco, questo è recuperato dalle pagine stesse dei social, dei partiti. Allora, Cottarelli dice: oggi Meloni ha detto che è fiera delle sue origini popolari, mi hanno chiamata borgatara perché loro sono colti, scrivete Giorgia sulla scheda. Lei fa bene a essere orgogliosa di essersi fatta da sé, ma non è che se sei colto non ti sei fatto da te e ti devi vergognare. Sono fiero di aver studiato, non chiamatemi Carlo, dottor Cottarelli mi sta bene, la laurea ce l'ho. Quindi Cottarelli ha voluto sottolineare l'importanza anche di una laurea, di una cultura, di un... Sì, cosa ha scritto Crosetto? Crosetto ha risposto, esatto, e vediamo anche insieme. Ho dovuto interrompere l'università per la morte di mio padre, mi spiace, avrei dovuto recuperare i pochi esami che mancavano con una laurea online per il dottor. Amen, ma grazie al classico e a molti libri letti ho imparato a scrivere ce l'ho e non ce l'ho. Ecco, allora ha in pratica punzecchiato un po' Cottarelli e ha mostrato che la cultura non è solo la laurea, ma è anche un percorso. Però lui ha scritto la laurea, ce l'ho, penso se fosse riferito a lui, no? Sì. Ce l'ho. Ce l'ho, perché ha sottolineato la laurea ce l'ho, che l'ha scritto sbagliato. Ah, perché? No, non mi sono accorto, sono ignorante anch'io, meglio che sto zitto. Perché... No, nel senso che... C'è... L'ho. Messo la... la sul c'è sbagliato, sì, no? No, infatti non capivo sull'o e la... Io discutevo tra l'ho e la... Anch'io... Vabbè, ma quello è anche una digitazione. No, devo dire, non voglio difendere Cottarelli, ma il correttore automatico molto spesso ti mette il c'è separato. Allora, però c'è ragione, l'errore c'è. Cioè, diciamo, possiamo dire che ad alti livelli come sono loro, che sono ministri, presidenti, rappresentanti, è stato un dibattito un po' troppo terra. Un po' sterile. Questo, posso dire una cosa? Prego. No, scusa, sul titolo. Perché l'abbiamo messo ce l'ho anche noi. Da la Salis fino a Berlusconi. Perché Berlusconi è stato messo nei nostri cartelli. Ma il logo c'è già. Sì, certo. C'è il logo. Noi per riconoscenza a colui che ha fondato il partito più longevo della storia repubblicana italiana... È un modo appunto di c'è la Lega che vi supera adesso. Ah, c'è la Lega, vabbè, ma la Lega diciamo che dal Lega Nord è passata Lega prima, non so ancora come si chiama adesso. Quindi voglio dire, non ci vedo nulla di male non era una critica, era una Ma siccome anche prima si diceva Berlusconi. Noi è il primo appuntamento elettorale senza il nostro leader, comunque abbiamo scelto di la segreteria nazionale di Forza Italia ha scelto di mettere indelebilmente il nome di Berlusconi presidente per onorare la sua memoria, tanto è vero che Tajani, che è stato votato al congresso nazionale a febbraio, dove c'ero anch'io a Roma, e si chiama segretario, non si chiama presidente, si chiama segretario nazionale, e lui con grande spirito di servizio nei confronti di Forza Italia si è candidato in 4 collegi su 5, no, 5 su 6, ed è una grande opportunità per gli italiani votare Tajani, che è il secondo ministro dopo la Meloni e più apprezzato del governo in carica. Quindi... Però io Cottarelli io la vedrei un po' così. Cottarelli secondo me voleva un po' rivendicare il fatto che anche con fatica, perché non tutti veniamo da famiglie agiate,
fa un percorso magari anche mixando lavoro con molti sacrifici, arriva ad una laurea. È importante, non penso che volesse denigrare il fatto che la Meloni non ha la laurea, non era questo il suo obiettivo di Cottarelli, no. Penso voleva solo rivendicare il fatto che anche la laurea è fatica, sudore, viene anche da persone che magari dovendo mixare anche la loro vita, lavori, lavoretti, un po' mantenersi per non pesare solo sui genitori quando la famiglia... Anch'io ho studiato e lavorato insieme. Quindi io capisco, questo è l'eterno dilemma tra laurea e non laurea, tra chi ha il titolo. Ma anche chi non ha la laurea può fare il Presidente del Consiglio, e in Italia lo si dimostra, quindi... Però poi ci piace molto quando le persone vengono dal basso, no? Che magari non hanno neanche i titoli, però poi quando vengono anche criticate, quando arrivano ad alti livelli per non avere la laurea. Ma io credo che sia... viene un po' usata, però non sono la criticata, che è però un po' puerile, diciamo, come accusa, quella sì, di non essere laureato, perché sì, se uno fa bene, che sia dirigente d'azienda o che sia, perché per fare dirigente devi essere laureato, però ci sono tanti casi in Italia di aziende di successo guidate da chi ha avuto semplicemente la grande intuizione, insomma, di cimentarsi in una sfida imprenditoriale. Quindi in Italia, come in tutti i paesi, diciamo, occidentali della democrazia, questo è possibile, magari altrove no. Telefonata, pronto? Sì, buongiorno a tutti, buongiorno. Piera da Lodi. Due cosette. Sì. Magari in Europa qualche partito candida anche qualcuno che alle ultime elezioni non è stato eletto, però fa niente. Io sono molto vicino a Giorgia perché so cosa vuol dire, cosa ha passato, perché l'ho passato io insieme ai miei figli, e lei ha l'università della vita, ed bisogna dargli molto rispetto a questa donna, perché sa lei quello che ha fatto, perché un padre non l'ha mai avuto, cioè se l'ha avuto biologicamente ma poi non è stato presente, ha dovuto... Chiaro, signora, la sentiamo malissimo, però se è questa la, diciamo, ha qualche altra domanda, perché la sentiamo male. No, ho risposto. Io sono molto vicino a Giorgia perché la sento che ha fatto la mia strada e anche quella dei miei figli. E la Giorgia ha l'università della vita, che è un'altra cosa. Grazie, un saluto. Sì, e questo. Ma infatti lo dicevamo anche prima, proprio per interpretare anche il messaggio di che qualcuno potrebbe travisare di Cottarelli. Abbiamo tutti detto che ci mancherebbe altro che una persona diplomata non può fare il Presidente del Consiglio. Lei lo fa, poi qualcuno giudicherà se lo fa bene, male, meno bene o meglio, non lo so. L'importante, secondo me, qualsiasi sia il titolo di studio, nessuno può essere tuttologo o tuttologa, e quindi è evidente che è importante la squadra che ti crei, l'ascolto che fai degli addetti ai lavori in ogni singola materia che devi governare, in ogni singolo tema, perché la vera sfida è quella, sapere anche ascoltare e costruire le condizioni per fare delle politiche migliori, perché è chiaro che chi non ha nessuna conoscenza di una certa materia non può pensare di non avere in squadra, di non avere persone. Pensiamo solo alla sanità, pensiamo all'istruzione, poi un politico può chiaramente anche interpretare quello che vuole la gente, il popolo, ci mancherebbe altro, pur non avendo la laurea, i master universitari, su questo siamo tutti d'accordo, signora, non si preoccupi di questo. Allora, io invece vorrei vedere una cosa su cui non siamo tutti d'accordo, cioè alcuni nomi, come quello di Vannacci, che Salvini ha voluto riproporre sui suoi social, eccolo qui, dicendo: sono contento che un uomo di valore come il generale Vannacci abbia deciso di portare avanti le sue battaglie di libertà assieme alla Lega in Parlamento europeo. Cosa ne pensi, De Chirico, tu che fai parte comunque del centrodestra? Ma io non ci vedo niente di male a voler candidare Vannacci, ci mancherebbe altro. Già sulla Salis magari un pensierino in più ce lo farei. Certo che tornando a Vannacci la prima uscita è stato davvero uno scivolone. Forse dovuto all'inesperienza politica, però bisognerebbe stare, lo dice uno che magari a volte mi lascio un po' andare, ma ecco, io credo che non si possano fare affermazioni di questo tipo, far ritornare indietro di 50 anni il nostro paese dicendo che ci vogliono le classi separate per i portatori di handicap. Questa è una cosa grave, adesso non so se si sia scusato, Ignazio ma dovrebbe La Russa farlo. Ha preso le
distanze, tu di Forza Italia l'hai presa, adesso poi staremo a vedere, però sicuramente questa. Ma io dico semplicemente che se candidi Vannacci, sai che hai un Vannacci in casa e che quindi fa queste cose qui. Il libro si sa cosa diceva, non lo scopriamo oggi come discriminava le minoranze, come discriminava alcune cose, quindi non c'è niente di nuovo. Adesso sta dicendo quello che lui pensa. Non è un problema della Lega, di una Lega che vuole essere invece più rappresentativa degli interessi di una certa parte dell'economia italiana, ormai non ci pensa più a rappresentare il Nord da molto tempo, però è un problema della Lega se puoi mettere delle persone di questo tipo che oggettivamente nel curriculum non mi pare che abbiano l'integrazione o comunque un vivere collettivo un po' più. Poi ha detto in piazza mettersi in condizioni di essere manganellati. Ma sì, tanto io ho raccolto un po' di affermazioni, cioè, per me viene facile Stefania, cioè io sono esattamente all'antipo di qualsiasi cosa che dice lui. Penso che però non sia un problema chiaramente solo di quello che pensiamo noi democratici, ma sia un problema di avere in Europa un personaggio che ha questa visione, perché poi quando vai in Europa puoi scegliere due strade: o ti isoli come ha fatto la Lega anche negli ultimi anni, stai all'opposizione, non combini niente, perché sei all'opposizione non sei relatore di niente, non fai nulla e quindi l'Italia conta zero in Europa, oppure se mandi le persone sensate che hanno un certo progetto politico rappresentano gli interessi degli italiani in Europa, perché anche questo è un tema. Cioè noi possiamo dire cambiamo l'Europa, poi mandiamo su gente come Vannacci che va allo scontro su ogni cosa, come presumibilmente saranno le forze più democratiche, socialiste, popolari, cioè quelle normali, no? Che penso che non mettano in discussione oggi la disabilità o il fatto che i disabili debbano stare in classe tutti insieme e che si cresce assieme. Quando uno dice queste cose qua, io da italiano un po' mi vergogno, però siccome è un problema della Lega e però spero che questo serva a votare meno gente la Lega. Mi aspettavo tanti messaggi come i tuoi, ce ne sono, però c'è anche chi dice beh, perché le Olimpiadi non sono separate? E beh, ma è chiaro che un normodotato è più forte fisicamente, nell'esempio delle Olimpiadi. Ma non è che a scuola è chiaro che è più forte un normodotato rispetto a un portatore di handicap, ma questo non significa che si debbano estromettere dalle classi. Cioè, abbiamo fatto tante battaglie per l'integrazione e ancora le facciamo, ci sono gli insegnanti di sostegno che servono proprio a questo, per stare dietro a persone che magari hanno difficoltà non solo di fisiche ma anche e magari quindi non è stato uno scivolone di... cioè è stato un pensiero. Stefania, però c'è una gara di valutazioni, certo, come quella delle Olimpiadi dove devi valutare, uno deve vincere, è chiaro che non puoi far competere una macchina che va a 250 all'ora e una, uso questo termine improprio ma dovuta chiaramente a delle difficoltà degli arti o via dicendo, che va a 100 all'ora, è normale. Ma quando si tratta di una scuola dove non c'è una gara, cioè si sa benissimo che chi ha delle difficoltà di apprendimento non può arrivare magari a voti, però può arrivare a un voto importante per lui ed essere integrato anche da un punto di vista sociale, di amicizia, di relazione. Cioè dobbiamo fare in modo che il disabile veramente sia perfettamente integrato e abbia una vita il più normale possibile, sapendo che delle differenze ci sono, ma è un conto dire ci sono delle differenze, cerco di colmarle e di superarle, è un conto invece di cristallizzare le differenze. Al volo del chirico c'è una telefonata, devo andare anche no, in invece sui giovani forse non ha tutti i torti, dipende di quali manifestazioni. Io ho sfilato il 25 aprile con la brigata ebraica. Non eravate in tanti del centrodestra, eravate tu, Gallera, ma comunque pochi ma buoni, assolutamente. Non bisogna lasciare la piazza in un'occasione del genere al centro-sinistra. Non era la prima volta che io sfilavo, ho sempre sfilato con la brigata ebraica. Quest'anno sembrava che stesse andando tutto bene, siamo arrivati in piazza del Duomo e lì è successo il finimondo con sì, questi ragazzi che probabilmente non sanno neanche dov'è la Palestina, che hanno iniziato a provocare, a tirare oggetti. Uno aveva una lama, ha sfregiato, io ho visto un ragazzo, ho letto che poi sono stati due gli sfregiati e purtroppo in questo caso forse due manganellate in più avrebbero fatto del bene, ma ci sono anche quelli che vanno in giro a manifestare che devastano le città, quindi ecco, su questo magari dobbiamo porre l'attenzione e l'accento su che tipo di manifestazioni. Allora, spazio alla regia, ci vediamo tra pochissimo, poi vi diamo anche una soluzione su Vannacci che ha proposto il PD, vediamo. Tra poco, eccoci in studio, telefonati da casa, pronto? Sì, buongiorno, sono Maurizio della provincia di Lecco. Buongiorno. Sì, saluto il mio sindaco. Ciao Maurizio. Ciao.
Allora dico 4-5 veloci e cose veloci. Quella, allora, primo... Peppa, una basta, vai. No, una no, perché dopo non c'è tutto da rispondere. Perché... Sì. Allora, chi si candida, come in tutte le elezioni, deve essere un candidato che se viene eletto agisce, perché non è che si fa da pestanome, ok? Sì. Secondo, quello che succederà oggi pomeriggio, non so che ora, lì a Milano è una cosa indecente. Che qua oggi il sindaco Sala con il presidente della Russia commemora Ramelli e Pedenovi. Finalmente, no, finalmente, finalmente niente. Finalmente, no, ma è stato massacrato da un ragazzo di 18 anni. È stato massacrato con una chiave inglese. Ma cosa dice? Ma cosa dice? Ma cosa dice? Questi sono gli atteggiamenti di odio che fanno sfociare la violenza. Bisogna dissociarsi assolutamente. Mm. Meno male che il sindaco, sono due o tre anni che sta, che sta andando alle commemorazioni per Sergio Ramelli, che è stato 50 anni fa, non mi ricordo quanti anni fa, è stato massacrato perché su un tema aveva parlato del fascismo. Massacrato dai suoi compagni di casa, è stato in coma un mese, i genitori lo hanno pianto. E i familiari ancora oggi lo rimpiangono. L'unica colpa era quella di aver scritto un tema. Ma cosa stiamo dicendo? Però Fiano, una settimana fa, questo è il Corriere Alpi, dice: ci saranno centinaia di saluti romani, ogni anno è così. Mi sembra che la Corte Costituzionale... Forse questo era il tema che diceva Maurizio. Ma la Corte Costituzionale ha detto che fare il saluto romano non è un reato. Poi io non lo faccio, perché non, è lungi da me, è lontano dalla mia idea di politica. È un modo di ricordare quando fanno il presente. Hanno detto che non è... che si può fare, quindi voglio dire, non fare veramente, queste qui sono le polemicucce davvero. Ecco, pensiamo a una vita spezzata, ecco. 18 anni nel pieno, anzi, con la vita davanti è stato brutalmente massacrato. Allora, io dopo aver risposto alla telefonata, volevo far vedere cosa pubblicava il PD su Vannacci, cioè una scelta che chiedono di ignorarlo. Come mai? Cioè, nel senso, ignorarlo perché sì, a volte l'indifferenza è la migliore arma, quindi rispetto a quello che lui dirà, perché questo era solo l'antipasto di quello che dirà Vannacci in campagna elettorale. Cioè, diciamo che l'antipasto è molto pesante, però è solo l'antipasto. E credo che poi quando andrà più avanti la campagna elettorale farà ulteriori attacchi sui diritti civili, su tutto, penso che attaccherà su molte questioni, quindi sarà una campagna elettorale sicuramente dai toni molto alti. Quindi noi, secondo me, facciamo anche bene ad ignorarlo, e da un certo punto di vista io penso che queste cose spero convincano anche alcuni elettori leghisti ad abbandonare il voto alla Lega, perché se sono questi i rappresentanti che vogliamo mandare in Europa, è anche vero, a onor del vero, che essendoci il sistema delle preferenze alle europee, il leghista classico può votare altri nomi ed evitare che venga eletto, ecco. Però è evidente che se Vannacci prende un discreto numero di voti, la Lega prende i voti, Vannacci potrà andare in Europa. Quindi un problema loro, diciamo. Ma poi ci andrà Vannacci? O sarà, visto secondo che parlavamo della Meloni e della Schlein? Ma secondo me lui sì, lui ci andrà. Se dovesse essere eletto. Allora, le liste, se non ricordo male, sono composte, almeno a nord-ovest, da 16 candidati. Quindi ogni partito... 20. 20, ok, grazie. Quindi ogni lista è composta da 20 candidati. Poi l'elettore all'interno di ogni partito può scegliere quello che la rappresenta meglio. C'è chi voterà Vannacci, chi la Salis, chi la Schlein, chi Tajani, chi la Meloni. E poi ovviamente a seguire ci saranno gli altri. La campagna elettorale per le europee prevede che al voto si possano dare tre preferenze. Facciamo anche un po' di informazione. Tre preferenze, di cui due almeno due di sesso opposto, no? Per la rappresentanza. Quindi di due maschi e una femmina, due femmine e due maschi. Esatto, quindi su 20 uno ne dà tre di preferenze, insomma c'è ampio spazio. Guarda che è difficilissimo dare una preferenza, e lui lo sa bene. Cioè non è chiedere alle persone di scrivere il proprio nome, è come firmare un contratto col sangue, mi viene da dire, perché io rappresento
1300 elettori in consiglio comunale a Milano. Ecco, tra l'altro, chi vorrebbe rappresentare, giusto per chiudere il nostro titolo, è Ilaria Salis, che appunto diciamo Bonelli e Fratoianni principalmente sono quelli che la vanno a sostenere nella sua candidatura. La Russa ha parlato, ha detto che lui ha parlato col padre di Ilaria Salis e gli aveva consigliato di non far politicizzare la vicenda per evitare ripercussioni sul caso. Sì, adesso io penso che sia una situazione complicata, poi è una scelta che hanno fatto i Verdi e Sinistra Italiana, che io rispetto, nel senso è una scelta di un altro partito di candidare una figura diversa, come lo dicevo prima per Vannacci, è un po' una questione che poi devono rendicontare loro all'elettorato. È chiaro che però adesso io non voglio giustificare niente di quello che ha fatto la Salis, ci sarà una magistratura, spero il più imparziale possibile. Da quello che abbiamo visto fino adesso, qualche dubbio ce lo fa venire quello che accade in Ungheria, non è che noi lo diciamo da oggi, non lo dice Fragomeli, non lo dice il Partito Democratico Lombardo, lo dicono purtroppo anche sentenze della Corte di Giustizia Europea, cioè c'è un tema aperto di quello che avviene in Ungheria, di come viene controllata la magistratura su alcune, cioè è un problema vero, quindi e oggettivamente io spero da questo punto di vista che la questione si risolva anche sui tavoli europei e nessuno pensi di protestare in Europa come fa Orban, infischiandosi di quello che sono le autonomie dei poteri dello Stato e che quindi si possa tutelare meglio anche delle figure. Poi, per l'amor di Dio, se la Salis ha sbagliato verrà punita, però deve essere punita secondo quello che avviene in paesi moderni, democratici, e non magari con altre forme punitive perché magari è candidata da una parte o ecco, dall'altra. Prima di salutarvi allora De Chirico, ti faccio vedere, anche qui ci ha pensato la Lega in questo caso, Susanna Ceccardi, non so se conoscete, un'eurodeputata della Lega che ha polemizzato quella candidatura alle europee, ha postato questo tweet provocatorio e diciamo che le reazioni sono contrastanti, come la vedi? Beh, penso che questo fotomontaggio serva unicamente a far parlare di sé. Non conosco l'onorevole Ceccardi, non so neanche se sia uscente o cosa. Invece credo che candidare la Salis sia sbagliato, perché la diplomazia italiana sta lavorando affinché venga messa ai domiciliari. Io confido che il Ministero degli Esteri, soprattutto il Ministro Tajani, riesca in questa operazione. Ha già dimostrato che per quanto riguarda i tavoli internazionali il governo c'è, quindi secondo me è sbagliato. Tra l'altro voleva candidarla anche il PD, poi ci ha ripensato e quindi... Meno male, visto appunto la considerazione che è stata fatta, certo. Qui. Allora, vi devo salutare, grazie Gianmario Fragomeli, PD. Grazie a voi. Alessandro De Chirico, Forza Italia. Grazie. Congratulazioni per il nuovo ruolo di responsabile nazionale delle aree metropolitane. Noi ci vediamo tra pochissimo per parlare di calcio, vi aspettiamo.